Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo un dolce che ha fatto il giro del web e che ha davvero spopolato, il fiore di brioche alla Nutella. Vediamo insieme gli ingredienti. 600 g di farina manitoba, 100 g di zucchero, 2 uova a temperatura ambiente, 15 g di lievito di birra fresco, un pizzico di sale, un po' di aroma alla vaniglia o se volete buccia d'arancia grattugiata, 125 g di burro a temperatura ambiente e 200 ml di latte tiepido. Poi dopo vi dirò gli ingredienti che serviranno per la farcitura e per la decorazione. Iniziate sciogliendo il lievito nel latte insieme allo zucchero. Mi raccomando, il latte deve essere tiepido e non bollente. Dopo aver sciolto il lievito, aggiungete lo zucchero e mescolate. Ora lasciate riposare un minuto ed aspettate che si formi un po' di schiuma in superficie, segno che il lievito è attivo. Ora prendete la farina che io ho setacciato in precedenza e mescolatela con il pizzico di sale. Mescolate la farina con il sale e mi raccomando di non mettere mai a contatto il sale con il lievito per evitare che si blocchi la lievitazione. Mettete al centro il latte con il lievito e lo zucchero e le due uova. Aggiungete l'aroma alla vaniglia o la buccia di arancia e lavatevi le mani prima di impastare perché avete toccato le uova. Iniziate a lavorare dal centro incorporando a mano la farina. Io preferisco sempre lavorare a mano, però se volete potete anche usare una planetaria, sicuramente impiegherete molto meno tempo e farete molta meno fatica. Se vi risultasse più comodo, potete trasferire l'impasto su un piano da lavoro e continuare qui. La quantità di farina potrebbe variare in base al tipo di marca che avete acquistato, perché ci sono farine che assorbono di più e altre che assorbono di meno. Quindi se vedete che l'impasto è già bello compatto, non c'è bisogno di far assorbire tutta la farina. Come sempre abbiamo tolto tutte le cose che non ci occorrevano più. Questo è il burro a temperatura ambiente. Se faceste particolarmente freddo nella vostra cucina potete metterlo qualche minuto nel microonde, però senza farlo sciogliere. E questa è la farina che ci servirà tra poco. Prendete il vostro impasto e incorporate un po' alla volta il burro. Aggiungete a mano anche un pochino di farina in modo da rendere meno appiccicoso l'impasto. Chiaramente se avete una planetaria tutto questo lavoro sarà molto più semplice da fare. Alla fine dovrete ottenere un impasto bello liscio come questo. Ci vorrà un po' di olio di gomito ma il risultato sarà più che soddisfacente. Ora mi lavo le mani e prendo la bilancia. Ora pesate tutto l'impasto e poi dividetelo in 4 parti perfettamente uguali. Il mio pesa 1 kg, quindi lo dividerò in 4 panetti da 250 grammi. Ora prendete i singoli panetti e impastateli fino a renderli omogenei. Se necessario aggiungete un altro po' di farina. Ed ecco qua. Coprite con un panno e lasciate lievitare a temperatura ambiente per almeno 3 ore. Sono trascorse le 3 ore, andiamo a scoprire e schiacciamo leggermente i panetti. Abbiamo preso il matterello e ora andiamo a stendere i dischi. Dovrete ottenere uno spessore di 2-3 mm circa. Prendete il primo disco che avete steso e mettetelo su una teglia rivestita di carta da forno. Prendete la Nutella e stendetela sul disco. Mi raccomando, non esagerate, altrimenti quando dopo andrete a fare le pieghe uscirà tutta la Nutella e perderete l'effetto scenografico del fiore. Stendete ora l'altro disco, cercando di ottenere sempre lo stesso diametro di quello precedente. Poggiate l'altro disco su quello precedente. Aggiungete un altro strato di Nutella.
ora stendete l'altro disco e andrete a coprire anche questo con la Nutella e poi stenderete l'ultimo panetto e lo poggerete sugli altri tre, senza aggiungere altra Nutella però. E copriamo con l'ultimo disco. Ecco qua. Ora passiamo alla parte più divertente della preparazione, tagliare e comporre il nostro fiore. Allora dovrete prima dividere in quattro parti, senza arrivare al centro, però al centro deve sempre rimanere unito. Avrete ottenuto quattro spicchi, ora dovrete tagliarli a loro volta in due parti. Ed ecco gli otto spicchi, e ora nuovamente tagliarli a metà. Alla fine dovrete ottenere 16 spicchi. Ed ecco, vedete, il fiore tagliato in 16 spicchi. Ora dovrete arrotolarli. Prendete una fettina, arrotolate una volta e ancora un'altra volta e la tenete in piedi così. L'altra invece la arrotolate nel senso opposto, una e due volte. Ed ecco qua. E unite qui. Volendo potete spennellare con un po' di latte in modo che faccia da collante e gli spicchi non si aprano durante la cottura. Ed ecco il fiore di brioche alla Nutella. Ora copritelo e fatelo lievitare un'altra oretta. Trascorsa un'oretta, avete due strade. O potete spennellare con il latte e raggiungere degli zuccherini prima della cottura, oppure potete spennellare solo con il latte e una volta cotto decorarlo con dello zucchero a velo. Io ho scelto di aggiungere gli zuccherini. Ora potete cuocere il vostro fiore di brioche in forno preriscaldato statico a 170 gradi per circa 40 minuti. Ed ecco qua, il mio profumatissimo fiore di brioche alla Nutella. Potete decidere se mangiarlo subito, bollente appena tolto dal forno, oppure se farlo raffreddare coprendolo con un panno. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, vi ringrazio e alla prossima!